Grande affluenza e partecipazione all'Assemblea Provinciale di Italia Viva, che si è svolta ad Arezzo in via Leone Leoni presso la Casa dell'Energia. Erano presenti il vicepresidente della Regione Toscana Stefano Scaramelli, il coordinatore aretino Gianni Ulivelli e l'onorevole Maria Elena Boschi. Tante idee, innanzitutto da ascoltare, perché i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti sono sempre molto attivi e vivaci, sul territorio, ma anche l'idea di condividere il lavoro che stiamo facendo in Parlamento, ovviamente come Italia Viva, di opposizione al governo Meloni, a cominciare dalla questione delle accise sulla benzina, la politica quindi economica che sta portando avanti questo governo e anche rilanciare. Proseguire sulla strada della creazione di una forza sempre più unita con azione per un percorso comune in vista delle europee. E diciamo che questa per noi è un po' l'assemblea che chiude una fase del percorso Italia Viva Arezzo, ma che è anche la fase, diciamo, di spinta della nuova federazione che faremo con Azione a partire da febbraio-marzo. Perché sarà un periodo molto intenso, impegnativo, in quanto che tra il 2023 e il 2024 28 elezioni amministrative ci vedranno impegnati in questa provincia, in questa logica di coinvolgimento dei territori, tenendo conto delle persone possibilmente che hanno avuto esperienze e professionalità nella società civile, ma che vogliono contribuire al di là dei partiti a fare un'esperienza a favore del loro territorio e delle loro comunità. Sì, una grandissima partecipazione dimostra che Italia Viva è molto viva, presente in provincia di Arezzo, sta crescendo più che in altre province del territorio toscano e questo denota un ottimo lavoro di chi sta organizzando sui territori, la presenza sia mia che di Maria Elena ovviamente dà un contributo di relazioni di quello che sta avvenendo a livello regionale e nazionale, quindi un partito che si organizza, che si struttura, che programma insieme, che decide insieme i passaggi più importanti che ci stanno affrontando e credo che questo sia stato un elemento di crescita e che denota, diciamo, un'attività che continua e credo che questo sia positivo per tutti noi che poi, come nel mio caso, siamo chiamati a rappresentare il nostro partito e i nostri elettori in Consiglio regionale della Toscana.